Siamo in Italia già 13 anni, prima è arrivata mia moglie, poi io, e tra un po' è arrivato il mio figlio e figlia. Andati a lavorare, io sono andato su edilizia, sul cantiere, mia moglie ha lavorato stagionale albergo. Tra un po', quando è arrivata la mia figlia, perché lei è andata per finire l'università, siamo tutti andati, stati lavorando, lavorato troppo, duro, trovato, sì, perché è cambiato tutto, è cambiato tutta vita, perché è cambiato paese, è cambiato lingua, mentalità, tutto. Perché non è, si può dire, questa è trovato qualcosa leggero o morbido, no. Siamo andati a lavorare, mio figlio è andato a lavorare da 17 anni, è andato a lavorare duro con me. Mio padre che lavorava, che faceva il muratore artigiano, che lavorava qualche anno per conto suo, ha messo da parte qualche euro e abbiamo risparmiato la somma che potevamo già scegliere qualcosa dove investire questi soldi. Prima volevamo un negozio prendere in affitto. Quindi cercavamo, ma un sogno della mia mamma sempre era un albergo. Quindi lei sempre diceva, ma rimane a 3.000 alberghi, tutti stanno bene, quindi dobbiamo prenderlo. E pian piano la mamma ha trovato questo albergo e quando è stata questa opportunità l'abbiamo usato. Io una volta, cioè, facevo un po' di tutto, perché qua in albergo quando lo voglio per conto suo devi fare proprio tutto, devi stare dappertutto e come di solito tutti che lavorano per il conto suo fanno tutti i lavori. Lui si occupava della sala, della cena, quindi è stata la sua zona. Io mi occupo del reception e contabilità. Il mio padre si occupa del tutto, guardiano notturno, fa le collezioni al presto, guarda tutti i sanitari, lavanderia, quindi anche quando io sono fuori mi cambio su reception, mia mamma fa la cucina e gestisce, anche lei fa lavanderia, anche gestisce quando, ad esempio adesso che abbiamo poca gente, fa anche le camere, quindi controllo tutto. Sì, quindi se la mia mamma va per qualche giorno per il motivo, io la posso sostituirla. Se io non posso venire, mi possono sostituire o fratello o padre, quindi diciamo così, non abbiamo più o meno le parti dove lavoriamo, però ognuno di noi sempre può sostituire un altro. Sì, certo che abbiamo sentito la crisi economica nella nostra attività e siamo entrati nella struttura nel 2008. E siamo entrati nel maggio e a settembre è arrivata la crisi. Non abbiamo sentito prima, però ormai 4 stagioni l'abbiamo fatto qua. E cosa vi posso dire? Che 4 anni fa le famiglie sono arrivate per 2 settimane, 3 anni fa per 10 giorni, un anno fa per una settimana, quest'anno sono arrivati per weekend, quindi solo per questo si sente la crisi. Oltre anche rispetto all'anno scorso posso dire che l'anno scorso eravamo aperti da 4 aprile fino al 31 ottobre, invece adesso abbiamo lavorato solo 3 mesi e mezzo, quindi abbiamo tolto la metà del nostro guadagno.
Non posso dire che andiamo troppo bene, ma non posso dire che non mi lamento tanto.